di questo invito, grazie soprattutto di questo invito che avviene all'interno di un percorso. Perché la parola davvero diventi dialogo, comunicazione, è proprio importante recuperare questi fili di narrazione che voi avete provato a fare con la vostra presentazione, che dicono che c'è un itinerario, un percorso, una lingua, un linguaggio per dire il mondo, dire la vita, dire il sé. Allora sono grata di poter intervenire non tanto come una scheggia vagante, ma all'interno di un itinerario di senso che voi state percorrendo. Io ho pensato di raccontarvi qualcosa sulle donne e la scrittura, se voi siete d'accordo. E lo faccio prima di tutto a partire da un testo biblico che è forse il testo che più mi è caro. È un piccolo racconto che si trova solo nell'Evangelo di Luca, al capitolo 13, e c'è anche una ragione biografica perché questo testo mi è particolarmente caro, perché io non ho avuto un'infanzia facile e vengo da una famiglia disastrosa. Ed è proprio casuale che sia finita in un orfanotrofio protestante, battista. Altri fratelli sono stati messi in orfanotrofi cattolici. E, siamo stati, a parte i fratellini più piccoli adottati, siamo stati seguiti per tanti anni dai servizi sociali, perché un po' ragazzini, bambini che avevano difficoltà legate proprio alla povertà culturale in cui erano cresciute. Ma poi accade qualche cosa alla mia vita, e quello che accade è che arriva la fede. Non ero molto grande, avevo 12 anni, ma è stata proprio un'esperienza di innamoramento forte, intensa. Ero affascinata da questo narratore di parabole, questo guerriero del regno armato solo di una manciata di semi. Mi affascinava il suo modo di muoversi, il suo modo di parlare, e in più sentivo che c'era una totale capacità di capire il mio dolore. E allora vorrei dirvi che quella è stata un'esperienza liberante che mi ha dato voce per raccontare il mio dolore. Non è stato così. In realtà la fede che ho ricevuto è stata una fede che mi ha legato. Voglio dire, ero una ragazzina che viveva realtà molto difficili, e la fede è intervenuta in un momento dove avrei dovuto urlare e ribellarmi a quelle situazioni, che invece ho accettato perché mi è stata insegnata una fede che ti chiama a amare i tuoi nemici, a rispondere con gentilezza a chi ti fa del male, e per cui quei normali processi di contrapposizione, di reazione, di ribellione che mi avrebbero portato a tirarmi su probabilmente da sola, sono stati un po' bloccati, perché la fede che ho avuto è stata una fede che mi ha legato. Poi la fede è arrivata in un'altra forma, perché non lo so qual è la vostra vita, ma io nella mia vita ho vissuto tante, diverse conversioni, non c'è stata un'unica conversione. Quello è stato un momento folgorante, ma poi è stato anche importante liberarsi da questa fede che ti chiama all'obbedienza, che ti dice di stare zitta e di sopportare. Io ho avuto tante altre conversioni, una di queste è stata la conversione ecumenica, lo scoprire che esiste una realtà più grande della mia confessione, del mio modo di dire la fede, l'incontro con l'altro. È stato un momento di conversione. Credo che continuamente nella vita di un credente in viaggio, in questo itinerario, ci siano momenti di conversione, momenti di folgorazione, momenti in cui improvvisamente ti si schiude come un senso nuovo della fede o delle scritture. Allora certo, poi è arrivata la fede, un'altra fede, ma è arrivata proprio a partire da questo testo, che è stata per me una rivelazione. Mi ricordo bene che avevo 14 anni e quando l'ho letto mi sono proprio identificata,
ed ho capito che non avrei mai più permesso a nessuna ragazzina di 12 anni di ascoltare la fede così come io l'avevo ricevuta. Ed è stato l'impegno che ho preso con me stessa a raccontare quella fede che mi è stata rivelata. La storia si trova in Luca 13 ed è la storia che è conosciuta come la donna curva. È ambientata in una sinagoga, che è lo spazio del sacro. All'interno di questa sinagoga ci sono uomini e donne, ma c'è una donna che è piegata ed è silente. Abita così lo spazio del sacro questa donna. Questa donna non pensa che si possa abitare quello spazio in maniera diversa. È piegata da 18 anni e la prospettiva con cui guarda il mondo è questa. Lei non è fuori dallo spazio del sacro, ma lo abita così, zitta e silente. La cosa interessante è che Gesù entra in quello spazio e vede quella donna. Una donna che non chiede niente, perché ci sono situazioni di dolore e di oppressione così forti, da non pensare che la propria realtà possa essere diversa. E forse anche il popolo in Egitto, quando mormorava, piangeva, senza in realtà chiedere aiuto, viveva una condizione di schiavitù e di oppressione senza la possibilità di credere che la propria vita possa essere diversa. Vi è mai capitato di incontrare persone che sono così piegate dalla vita da non poter pensare che ci possa essere un'altra realtà? A me capita, quando ripenso al mio passato, ad alcune cose che accettavo e che erano normali, e mi dico: ma come facevo a tollerarle? Perché non pensavo che la mia vita potesse essere diversa, non sapevo che esisteva un'altra vita. Ecco, mi sembra che questa donna abiti lo spazio, quello spazio così. È piegata da 18 anni, vede il mondo da quella prospettiva, non pensa che la sua vita possa essere diversa. Ma la buona notizia è che Gesù la vede. Che Gesù scorge quella donna piegata e la chiama a sé. Ed è strano, perché in genere Gesù è quello che viene chiamato da tutti, toccato da tutti, e tutti hanno qualcosa da chiedere a Gesù. Questa donna non chiede niente. Gesù la chiama a sé e la solleva e la benedice. E il testo di Luca ci dice che quando la solleva, lei fu subito raddrizzata. E non accade soltanto questo, lei fu subito raddrizzata e glorificava Dio. Allora siamo entrati in una sinagoga, abbiamo visto una donna piegata e silente, è passato Gesù, l'ha chiamata a sé, e abbiamo una donna eretta che proclama la parola nello spazio del sacro. Questa è la fede. Questa è la fede liberante che io ho incontrato leggendo le scritture, il Primo Testamento e il Nuovo Testamento. Questa è la fede che mi ha strappato a quella fede che mi faceva accettare cose che non dovevo accettare, perché la fede che mi ha rivelato che le persone sono preziose, non sono palloni da football, sono diamanti, sono cristalli da trattare con cura. C'è un seguito a questa storia ed è la polemica che viene scatenata. La polemica che viene scatenata è dai funzionari del sacro, pastora compresa, che iniziano a lamentarsi. Ci sono 6 giorni per farsi guarire, venite in quelli. E anche in questa maniera molto meschina, perché se la prendono con i più deboli. Questa donna non ha chiesto niente, non ha chiesto di guarire. È stata proprio una grazia. Questo soffio dello spirito che è passato e che le ha restituito dignità e voce. E se la prendono i funzionari del sacro con i più deboli. Ci sono 6 giorni per guarire, venite quelli e non di sabato. E a questo punto Gesù si arrabbia ed usa
le parole forti. Le parole forti che Gesù usa solo con una categoria, i giusti incalliti. Quelli che in nome dell'essere giusti discriminano gli altri. Non è così duro con i peccatori incalliti, ma con i giusti incalliti sì. E allora usa la parola ipocrita e poi gli spiega quello che ha fatto. E questo è quello che mi interessa, che spiega lui quello che ha fatto, per cui non ve lo spiego io. Ma lui spiega così quello che è accaduto. Di sabato voi non sciogliete il vostro bue per portarlo a bere? Beh, questa donna era legata da 18 anni e non doveva essere sciolta. Questa donna veniva tenuta segregata da Satana da 18 anni, perché è il maligno. E guardate che la fede, la religione può diventare Satana. E non doveva essere liberata, questa è la parola. Per cui per Gesù quella non è un trattamento di pranoterapia che restituisce i movimenti al corpo. Certo che è una guarigione, ma è una guarigione che Gesù legge come una liberazione. Questa donna era tenuta legata da 18 anni, ed era tempo di scioglierla. Ma Gesù aggiunge qualcosa. Questa figlia di Abramo, e questo ci dice anche qualcosa nella comunicazione biblica, degli autori biblici, tra i quali anche Gesù. In questo testo, il testo biblico è anche un luogo dove gli autori rileggono alcune storie fondanti, e qui in questo testo ce ne sono diverse, c'è l'Esodo, ma c'è un'altra, e lo reinterpretano, lo ridicono, lo rivisitano per attualizzarlo. Qui Gesù ha in mente un'altra storia. Questa figlia di Abramo era tenuta legata e non doveva essere sciolta, e immediatamente il pensiero va a quel figlio di Abramo che tanto tempo prima è stato sciolto. Ed è come se Gesù realizzasse che c'è bisogno di un miracolo di genere o di un gesto pubblico di genere, perché i figli di Abramo attraverso Isacco sono stati slegati, Dio ha fermato la mano omicida di Abramo, e infatti gli ebrei chiamano quel gesto la chedà, la legatura, perché lì Isacco è stato legato per essere slegato da Dio. E allora è come se Gesù dicesse: tanto tempo fa un figlio di Abramo è stato slegato da Dio. Adesso è tempo che anche le figlie di Abramo siano slegate. Nello spazio del sacro una donna senza Gesù, una donna abita piegata e silente, lo spazio del sacro. Arriva Gesù e quella donna è trasformata, eretta, proclama le meraviglie di Dio. Questo dovrebbe essere l'esperienza della fede. E io credo che questa sia anche una ragione che ci fa capire perché Gesù, come il miele, attirava le tante mosche, le donne. C'erano tantissime donne intorno a Gesù. E c'erano tante donne intorno a Gesù perché queste donne ricevevano qualcosa da Gesù che non trovavano altrove. Ed era dignità, libertà, perché improvvisamente venivano considerate non più per il loro status patriarcale, moglie di, figlie di, ma perché credenti. E allora alcuni gesti della Chiesa tutta, che noi diamo un po' per scontati, perché ormai ci siamo abituati, alcuni gesti, anche i gesti più importanti della fede possono diventare granitici, per cui perdere la loro freschezza. E uno di quei dei gesti che rischia di fare questo è il battesimo. Nella comunità di Gesù, nella comunità primitiva, quando la comunità sceglie questo segno come segno di appartenenza, si compie un gesto trasgressivo, perché viene dato
un gesto ad ogni singolo membro della comunità per esprimere il patto tra Dio e il suo nuovo popolo, la sua comunità. E questo gesto viene dato a tutte e a tutti, ebrei, gentili, maschi, femmine, liberi e schiavi. Un gesto che è una riscrittura della circoncisione. Il patto non è più inciso soltanto nella carne maschile, ma nella vita di ognuno e di ognuna. Ed eccola la comunità che nasceva da quel predicatore itinerante che sognava il regno. La comunità che nasceva era una comunità di gente libera, dove tutti si chiamavano fratelli e sorelle, dove le donne non venivano più giudicate inferiore perché appartenente al sesso femminile, perché non importava il fatto che tu fossi uomo e donna per ricevere la possibilità di vivere la tua fede, perché Dio chiama i singoli e le singole credenti, e a tutte e a tutti, poi Paolo ce lo mostrerà, anche proprio nelle devianze delle comunità che sono interessanti, a tutte e a tutti è dato il diritto, la gioia di ricevere doni dello Spirito. Le comunità carismatiche non erano solo comunità un po' disordinate, erano comunità dove nella libertà ognuno e ognuno vivevano la fede. E se voi analizzate bene la necessità di Paolo di mettere ordine nelle sue comunità, vi rendete conto che è proprio in quel tentativo di mettere ordine che si capisce che quelle comunità sono comunità create da Paolo in questa modalità. Paolo ha colto questa libertà, ma soprattutto l'hanno colta le donne che hanno accompagnato Gesù sin dalla Galilea ed hanno lasciato tutto. C'è una bellissima sintesi che Luca ci fa al capitolo 8, dove Luca ci racconta chi seguiva Gesù. E ogni tanto ci sono queste sintesi. In seguito Gesù se ne andava per città e villaggi predicando e annunziando la buona notizia del regno di Dio, e con lui vi erano i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie, che erano state liberate da spiriti maligni e da malattia. E poi vediamo la prima che appare, sempre Maria detta Maddalena. E Maria detta Maddalena non è la prostituta convertita. L'unico dato biografico di questa donna, l'apostola, è dalla quale erano usciti 7 demoni. Maria Maddalena segue Gesù perché ha subito una grande liberazione. 7 demoni, un numero grande. È stata liberata da 7 cose che la tenevano segregata. Proprio le catene le si sono spezzate. E come poteva non seguire Gesù? Lei che ha conosciuto in Gesù la libertà. Maria Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Ma allora non era solo Pietro che lasciava la moglie per seguire Gesù, anche la Giovanna ha lasciato Cuza, amministratore di Erode, poi guardate che donne diverse, e se n'è andata di casa e ha seguito questo predicatore itinerante dalla Galilea, Susanna e molte altre. Qui la bellezza della mia traduzione, io immagino che nelle vostre non sia così, ma nella mia traduzione protestante, che assistevano Gesù e i 12 con i loro beni. Che cosa capite voi? Che assistevano Gesù con i loro beni. Lo sostenevano, va bene. Allora,
Chi si interessa di ebraismo direbbe sì, ma questo è un compito del discepolo, il discepolo sostiene il maestro, il discepolo procura da mangiare al maestro, vi ricordate Gesù e la Samaritana, i discepoli che vanno a procurare da mangiare, io sono il padre della vita, ma avrà già mangiato altrove. Il problema è che il verbo in greco ha a che vedere con la diaconia, erano le diacone. E è buffo che tutte le volte che questo verbo o questo sostantivo, perché ci sarà anche Paolo quando parla Febe, diacono, andate a vedere come viene tradotto Febe. A Romani 15, quando viene fatta la lista dei saluti nella lettera Romani, che poi è il documento storico, quando si tratta di vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa, a noi nella mia Bibbia hanno messo diaconesse, in modo che subito ci sia l'idea di quelle, nel mondo protestante le diaconesse hanno dei vestiti molto austeri, dei cappellini e si occupano della gestione degli anziani in genere. Il termine è diacono al maschile. Allora, questa è la comunità che il Signore Gesù costituisce nel suo cenacolo, un cenacolo fatto da questo numero simbolico, i 12, insieme a uomini e donne che lo sostengono e che lo seguono dalla Galilea, e per Luca questo nel libro di Atti diventerà il criterio per capire chi è il discepolo quando si tratterà di sostituire Giuda. Il discepolo è colui che ha seguito Gesù dalla Galilea, questo è importante, per cui ha fatto un itinerario, ha fatto tutto il catechismo con Gesù, fin dagli inizi, che è stato con Gesù dagli inizi. Allora perché vi ho raccontato questo? Perché entrare nelle scritture e rileggere questi testi, non dando per scontato quelle storie che conosciamo e che non ascoltiamo più, significa trovare degli inediti. Degli inediti che non vengono dal mio sguardo, ma vengono dal fatto che improvvisamente iniziamo ad ascoltare il testo e a scoprire che questo testo ha uno spazio liberante molto più grande. È certo che poi chi entra nelle scritture con uno sguardo femminile ha una sensibilità più attrezzata, perché una donna e certi particolari li nota. Che cosa noto? Entrando in questo libro che mi hanno presentato come un libro patriarcale, un libro dove la parola di Dio si dischiude, radicata in un contesto che è un contesto patriarcale. Scopro che molte volte il problema di questo libro è il fatto che lo si conosce poco. Anche i Vangeli, guardate, ho provato a farvi degli esempi, li diamo per scontati. E abbiamo così addomesticato, nel caso del Nuovo Testamento, il nostro orecchio a certe parole da non ascoltarle più. Per cui queste parole o diventano granitiche oppure ci scivolano via. Immediatamente tu parli del Padre misericordioso e già prevedi il racconto. E noi viviamo in un'epoca dove la novità è sempre ci spinge alla continua ricerca, no? Noi vogliamo sempre la novità. Le storie già sentite, i film già visti, forse l'unica eccezione sulle canzoni, non ci interessano. Ma la scrittura è una canzone che va riascoltata. E ogni volta che l'ascolti devi riprodurre emozioni, e sono emozioni nuove. Per l'Antico Testamento poi la difficoltà è ancora maggiore, perché in realtà non lo conosciamo, abbiamo paura di entrarci perché è un mondo troppo complesso, per cui ci accontentiamo di quei cliché che abbiamo sentito. L'Antico Testamento è un testo abbastanza violento, il Dio biblico dell'Antico Testamento è un Dio giudice, nell'Antico Testamento tutto giudizio, Nuovo Testamento tutto zucchero e miele, Gesù. Cioè queste contrapposizioni che vogliono mettere ordine nelle nostre vite, ma sono scorciatoie, sono banalizzazioni, sono cliché, luoghi comuni, sono
sono surfare nel testo, sono googlare il testo. E invece il testo ti richiede un lavoro più importante, che è entrare pensando di ascoltare, di non conoscere niente e di ascoltare una parola inedita. Anche quelle storie che tu conosci perché le hai sentite tante volte, rilette con il tuo sguardo aggiungono un inedito. E vi faccio un esempio. Come nasce Israele? E faccio un esempio dal Primo Testamento per fare capire qual è la posta in gioco nella nostra responsabilità a entrare in questi testi e leggerli. Israele, c'è un evento fondatore che segna Israele ed è la liberazione dalla schiavitù d'Egitto. La grande epopea dell'Esodo, Mosè, le piaghe, il Mar Rosso che si divide, tutti sappiamo dell'Esodo e di come questo gruppo di schiavi è stato chiamato alla libertà da un Dio liberatore. Il primo attributo di Dio è il liberatore. Prima ancora dello stupore della creazione c'è questo sguardo. Dio è il liberatore, colui che ti afferra con braccio forte, potente, un po' guerriero, e in questa sfida cosmica con Faraone, l'altro Dio, in questa gara, in questa Olimpiadi cosmica con queste piaghe, no? E tutte e due più o meno sono pari e patta. Quello che fa il Faraone, quello che fa Mosè lo sanno fare anche gli stregoni, fino a questo gesto finale dove Dio strappa, afferra questo popolo e lo porta via. E nasce il popolo. Ora io entro nella scrittura, nell'Esodo, in questo secondo libro della Bibbia dove questa avventura viene raccontata, e inizio a leggerlo. E siccome sono un po' maestrina, me lo dice mio figlio più piccolo, inizio a dire, la narrazione è un po' lenta, siamo al secondo capitolo e il protagonista non è ancora entrato in scena. All'inizio c'è un lungo preambolo e in questo preambolo ci sono le donne. All'inizio il testo inizia con Faraone che non conosce Giuseppe perché si crea il ponte con la Genesi, abbiamo lasciato Giuseppe che ha portato la famiglia in Egitto e l'Egitto, luogo di benedizione perché la famiglia di Giuseppe scampa alla carestia, ma anche luogo di maledizione, l'ambivalenza dell'Egitto. Ma notate, la scrittura presenta una tensione, l'Egitto non è solo il luogo della schiavitù. E questo lo sa persino Gesù, che salva la sua vita, Giuseppe che porta in salvo Gesù in Egitto. Faraone che non conosce Giuseppe ha paura di questo popolo che lavora in Egitto. Ed è davvero folle quello che questo faraone fa, perché siccome ha paura esaspera la situazione. Viene proprio messa in moto una politica del terrore, dove l'altro ti fa paura, l'altro viene demonizzato, l'altro ti ruba il lavoro, l'altro ti ruba le donne, cresce. Un déjà vu, un già sentito. Faraone esaspera il lavoro di queste persone con demagogia, fino ad arrivare a sottrargli la materia prima per fare... Per cui un suicidio economico, cioè questi devono fare i mattoni in questa fabbrica di mattoni e il faraone dice, proprietario della fabbrica, non vi do la paglia per fare mattoni. Immaginate Marchionne che vuole produrre le auto e dice agli operai della Fiat, non vi do il materiale, non faccio innovazione, vediamo come va il mercato. Un suicidio dal punto di vista economico, vabbè. Non è un bravo politico e un bravo economista questo faraone. Comunque sia, faraone ha talmente paura di questo popolo che a un certo punto si ingegna. Non soltanto boicotta il lavoro di quelli che lavorano in fabbrica, ma boicotta il futuro, perché decide di uccidere tutti i figli degli operai. Così fra 20 anni non ci saranno più gli operai che lavoreranno nella fabbrica di mattoni. Insomma, un gesto folle, soltanto non può farlo in maniera
in maniera pubblica, per cui chiama due levatrici, Shifra e Pua. Sono due donne che hanno la responsabilità di aprire alla vita, di accompagnare alla vita. All'inizio della nascita del popolo di Israele ci sono due donne, due levatrici, che ricevono un ordine dal faraone, e l'ordine è genocidio, selezione della specie. Quando le donne ebree partoriscono, se sono maschi, uccideteli, le femmine non hanno valore, lasciatele vivere. Ora, queste due donne, che sono le signore nessuna, decidono che non è la loro vocazione uccidere i bambini, che loro sono levatrici e che devono far nascere la vita. E allora che cosa fanno? La massima autorità che ha potere di vita e di morte su queste donne dà loro un ordine e loro disubbidiscono. Decidono secondo coscienza che quell'ordine non è giusto, per cui continuano a far nascere i bambini. Non resistono al potere malvagio andando sulle montagne, impugnando le armi come partigiani, ma continuando semplicemente a fare il proprio lavoro. Il loro lavoro è facilitare la vita, tenere aperta la porta della vita, far sì che non si interrompa una generazione, e loro continuano a farlo. E quando il faraone gli chiede conto, non è che hanno proprio una modalità molto femminile di agire. Abbiamo altri esempi di resistenza al potere demoniaco. Pensate a Daniele, Anania, Mishael, Azaria, i quattro giovinetti che si trovano, ebrei che si trovano a Babilonia, deportati a Babilonia, per essere riformattati e diventare la classe dirigente di Babilonia. Questi ragazzi gli cambiano il nome, gli cambiano gli usi alimentari, devono diventare babilonesi. E questi ragazzi si ribellano e Daniele si mette lì e si dice: io mi rifiuto di mangiare il cibo buono del faraone, ma del re babilonese, mangerò soltanto legumi. È molto maschile questa resistenza così visibile. Le cifre pure non sono così. Vanno dal faraone, quando il faraone gli chiede ragione, fanno un po' le ignori, le scemotte, dicono: abbiamo notato, mentono, non hanno paura a mentire, sul dire la verità sarebbe tutto. Ma guardi, faraone, scusi, le donne ebree, ma mica sono come le egiziane, animali sono, noi andiamo lì, queste hanno già partorito, e che dobbiamo fare? Prendiamo atto, non possiamo fare niente. Chiaramente loro sanno benissimo che non possono fermare la pazzia del faraone, e nonostante ciò potevano dire: siamo povere, due povere donne, non fermeremo certo la pazzia di questo potente, non possiamo disubbidire agli ordini. E invece fanno tutto quello che è in loro potere per resistere. Le prime obiettrici di coscienza nella Bibbia sono due donne, e all'inizio della nascita di Israele ci sono queste due levatrici. Dov'è Dio mentre faraone programma il genocidio? Ancora latitante sulla scena. Le due donne, in maniera laica, resistono al male, continuando a fare quello che sanno fare, mettendo a rischio la propria vita, diciamocelo anche. La scena va avanti perché il faraone non si rassegna, è soltanto il primo match della partita, ma almeno esce allo scoperto con il genocidio. Adesso ogni bambino ebreo che nasce deve essere affogato nel Nilo, anche lì il Nilo, che dà la vita e la morte. E a questo punto entrano in campo tante altre donne. Il mondo si riempie di donne in questi primi capitoli, e c'è la mamma di Mosè, partorisce un bambino ed è bello, e non sappiamo se è bello perché è bello o è bello per mamma sua, sta di fatto che lei lo trova bello e lo nasconde per 3 mesi e poi non può più tenerlo nascosto. Si rifiuta di consegnarlo al fiume, lo farà soltanto quando potrà porlo in un cestino che porta proprio lo stesso nome dell'arca di Noè,
riempito di pece, dove lo affida al fiume. Ma subito entra in gioco sorella di Mosè, una ragazzina che più tardi conosceremo come liturgista, Miriam, la danzatrice, quella che guida il popolo e le donne alla danza dopo la vittoria. Ma adesso la conosciamo come sorella di Mosè, che segue questo bambino nel suo percorso del fiume. E poi, sorprendente, figlia di Faraone, la principessa, no? La figlia del Faraone, questo Faraone si sta crescendo una serpe in seno, figlia di Faraone con le sue ancelle. E allora c'è una madre, schiava, c'è una bimbetta, schiava, ci sono delle ancelle egiziane e c'è una principessa. Donne diverse per stato sociale, per età, per conoscenze culturali, che creano una rete per sostenere la vita. E qualcuno molto sbrigativamente dirà: ma è chiaro, Mosè deve vivere in anticipo quello che poi Israele dirà, vivrà, per cui Mosè deve essere salvato dalle acque come il popolo sarà salvato dalle acque. Sta di fatto che quello che accade è che lì sul fiume c'è un bambino che piange e c'è una principessa che ode il pianto, che vede il bimbo e che chiama le sue ancelle per tirare fuori. Si conclude così il secondo capitolo, ma adesso entra in scena Dio. Ed entra in scena, sono accadute, questo bambino adottato cresce in due culture, con un nome che ha un significato ebreo, ma in realtà è un nome egiziano, e poi sapete tutta la sua vicenda, vive con queste due identità con cui non riesce a fare una sintesi fino ad arrivare all'omicidio. Perché Dio si sceglie persone anche eterodosse come guide. Mosè è un omicida. E poi è un fuggiasco e finalmente trova un po' di serenità, sposa Zippora, sta lì che ha dimenticato la sua passione giovanile, si dice, no? Che si nasce pompieri, si nasce rivoluzionari, si diventa pompieri, in un'altra seconda fase della vita. Quando Dio lo chiama, ormai ha tirato i remi in barca, non ne vuole più sapere di rivoluzione, di giustizia, ha fatto la scelta del privato, Dio lo chiama, tutta la scena, il pruno che arre, il roveto ardente, la voce di Dio che lo manda a liberare il popolo, e sentite che cosa dice Dio: ho visto le disgrazie del mio popolo, ho udito il pianto. E mando te per tirare fuori il mio popolo. E allora io vi dico, i gesti delle donne sono i gesti che Dio mette in campo. È come se, ma Dio dovrebbe pagare i copyright alle donne. È come se Dio fosse rimasto sulla scena e abbia osservato come le donne hanno cercato di sostenere la vita ed abbia imparato i gesti di liberazione dai tentativi laici delle donne, perché lo facevano senza la pretesa di farlo in nome di Dio, per sostenere la vita. E allora quel Dio che noi chiamiamo liberatore è sì il liberatore, e chi lo mette in dubbio, che ha liberato un popolo dalla schiavitù, ma quel braccio non è solo il braccio forte e potente, è il braccio della levatrice che tira fuori. E non è soltanto la psicanalisi con Jung che ha notato che qui c'è tutta la simbologia della nascita, il passare attraverso le acque del Mar Rosso per essere trasportati in un luogo dove avviene uno svezzamento per 40 anni, perché anche Israele è un po' un bamboccione, nutrito, dove Israele impara un linguaggio, impara una lingua materna, che sono le 10 parole, e mangia nutrito direttamente da Dio attraverso quel cibo dal cielo che farà dire a questo popolo: ma nu, cos'è la manna? In questo lungo periodo di crescita, di svezzamento, fino alla maturità, l'entrata nella terra promessa, il distacco da Dio adolescenziale, vogliamo un re, non vogliamo più che tu sia il nostro re, e il grande disastro della monarchia. Ecco, non è soltanto
un'osservazione psicanalitica questa, ma è letteraria. Dio compie dei gesti che richiamano i gesti che le donne hanno fatto per resistere alla pazzia del faraone, alla pazzia dell'immagine deformata di Dio, perché Faraone non è un uomo qualunque, è rappresentante di Dio, ha lo stesso potere, lì è proprio una lotta cosmica. E che questo sia così, che l'immagine di Dio lì è quella di un guerriero in lotta contro il faraone, ma è anche quella di una levatrice che tira fuori, me lo conferma un salmo. E scelgo questo salmo, potrei scegliere altri testi, perché è un salmo che voi conoscete bene. È un salmo che Gesù ha pregato sulla croce. È il salmo 22, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Allora, noi quando leggiamo questo salmo sentiamo che perché Gesù nel momento in cui si prepara a morire, qui per il problema della parola, la comunicazione, di fronte a quello che gli sta accadendo non riesce più a trovare parole originali. E allora sempre più nell'ultima fase della vita Gesù utilizza le parole della tradizione, le parole antiche, che fa sue. Le ultime parole di Gesù sono le parole dei salmi, perché a volte ti muoiono le parole in bocca, tu non sai come raccontare quello che ti succede, ma puoi appoggiarti su coloro che hanno dato voce alla tua sofferenza attraverso un linguaggio poetico. I salmi hanno questa grande capacità. Imparare i salmi a memoria significa che nel momento della gioia trovi le parole per dirlo: benedici anima mia al Signore, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Nei momenti del dolore trovi le parole per dirlo: se anche camminassi nella valle dell'ombra della morte non temerò male alcuno. Quando hai paura trovi le parole per assicurarsi: il Signore è la mia luce, la mia salvezza, di chi temerò? Signore, il baluardo della mia vita, no? Bisognerebbe riflettere dal punto di vista pedagogico su questa negligenza nel non memorizzare i testi, ma è un altro discorso questo, perché poi in automatico queste parole ti ritornano. Ecco, Gesù prega con il Salmo 22 nel momento, secondo il racconto di Marco, nel momento in cui sta per morire. E noi ricorderemo quel grido: Eli, Eli, lama sabachthani, mio Dio, perché mi hai abbandonato? E mi piace pensare che lui abbia pregato tutto il Salmo, che inizia così: mio Dio, perché mi hai abbandonato, te ne stai lontano? E poi sentite che cosa dice: i nostri padri confidarono in te, tu li liberasti, gridarono a te, furono salvati, confidarono in te, non furono delusi. È come se il salmista e Gesù sulla croce, in un momento in cui sente la disperazione, per ritrovare fiducia deve prima percorrere la storia collettiva. E no, ma tu Dio sei il Dio che libera. E poi dalla storia collettiva alla storia personale, perché la fede è esperienza collettiva ma anche personale. Allora dice, prima racconta qualcosa di sé: adesso io sono un verme, un uomo disprezzato, l'infamia dei uomini, chiunque mi vede si fa beffa di me. Egli scuotono il labbro e dicono: si affidi al Signore, lo liberi dunque, vedete il tema della liberazione, lo salvi. E lui come risponde a questa critica, a questo sospetto, che è un sospetto esteriore ma anche interiore, un dialogo con la sua anima? E se lui non mi libera? Ma sì, tu mi hai tratto dal grembo materno, ma sei tu che mi ha tirato fuori di lì e mi ha fatto riposare e mi ha posto a riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te io sono stato affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio che mi ha tratto fuori dal grembo di mia madre. Che immagine questa di Dio? Un'immagine antropomorfica, ma un'immagine femminile,
Dio è la levatrice. Ecco che qui il salmista, per recuperare fiducia in questo Dio che libera, dopo aver percorso l'esodo, nella sua vicenda personale dice: ma allora tu, eppure non può essere così che adesso io sono sbattuto via dalla vita, perché quando sono nato non sono stato sbattuto nella terra, tu mi hai afferrato e mi hai appoggiato sulle mammelle di mia madre. E allora quando sentiamo questa confessione di fede che Israele rifarà tantissime volte, egli ci ha liberato con braccio forte e potente, ricorderemo il Dio guerriero, capace di lottare contro i demoni, contro le immagini sbagliate di Dio, contro i faraoni di turno, ma ricorderemo anche che il braccio forte è il braccio della levatrice, che non permette che le vite siano falciate alla soglia, al portale d'ingresso, che le custodisce e che addirittura le riconsegna alla madre perché siano allattate. E allora vedete, io che cosa ho fatto? Sono entrata in pagine bibliche, sentite e risentite, su cui abbiamo visto persino tutti i film di Disney, e le ho rilette con questa preoccupazione di voler ascoltarle per quello che sono. Il Dio liberatore. E mi sorge una domanda. La mia ricerca del femminile nelle scritture è una ricerca che mi serve a dire, mettendo una bandiera, ci sono anch'io, per cui reclamare le quote rosa, legittimo. Le minoranze lo devono fare, è stato importante farlo per i bambini, bellissimo l'ultimo libro della Caramore, delle cose piccole, molto bello, questa lettura sul mondo dei bambini, è stato importante farlo per gli schiavi liberati, chiaro che va fatto, e anche per le donne, ma non è solo per questo, c'è qualcosa di molto più serio in gioco, e in gioco c'è l'immagine di Dio. Vedete come già qui il mio sguardo femminile ha aggiunto qualcosa all'immagine del Dio liberatore, un tratto che ha ammorbidito. Il liberatore è colui che si occupa anche di custodire la vita. E allora forse lo sguardo femminile potrebbe mettere delle novità anche su il Dio legislatore. Sono tre gli attributi di Dio nelle scritture: il Dio liberatore, il Dio legislatore e il Dio creatore. Il Dio legislatore, vi interessa il Dio legislatore perché noi con il diritto canonico, con le normative, cosa si può fare, cosa non si può fare nelle chiese, facciamo un'enorme fatica, insomma. E allora vediamo, qui abbiamo qualcuno che la legge, la Torah, la fa piovere dall'alto. È parola di Dio, non scritta di suo pugno, perché Mosè ha avuto la brillante idea non solo di distruggere l'idolo, ma di distruggere anche le tavole della legge. E sapete come erano preziose dal punto di vista del mercato, tavole scritte di pugno di Dio? E invece no. Ed è interessante questo, dovremmo riflettere, perché riflettiamo molto su questo idolo distrutto da Mosè. Ma Mosè insieme all'idolo ha distrutto anche la cosa che più ha sacro. Come a dirci che tutte le volte che ci facciamo, che diventa granitico qualcosa che c'è sacro, bisogna distruggerlo perché diventa un idolo. Voglio dire, è facile smascherare i pregiudizi, le xenofobie, l'omofobie, tutte quelle fobie. Più difficile è smascherare i nostri valori quando diventano così granitici da sostituirsi all'ascolto della parola. E qui ci sono pagine bellissime di uno dei teologi del Novecento più ispirato, Dietrich Bonhoeffer. Si rischia di non ascoltare più la parola di Dio sulla comunicazione quando il mio valore è così forte da anticipare la parola di Dio. E allora quel mio valore rischia di diventare un idolo.
Ma andiamo a questo Dio liberatore che fa piovere la Torah dal cielo. Allora ci troviamo, finalmente lo svezzamento è avvenuto, siete stanchi? Ecco, fatemi dei segni, i miei di solito strusciano un po' i piedi per capire quando è tempo di concludere, io capisco. Allora, ci troviamo nel momento dell'entrata nella terra promessa, i 40 anni nel deserto. Allora c'è da fare il censimento e il criterio con cui si darà la terra è questo. Si darà la terra a tutti quelli che non si sono piegati davanti all'idolo. Solo quelli hanno diritto di ereditare la terra perché sono rimasti fedeli. Allora si distribuisce tutta la terra, ma questa è la legge. Poi chiaramente va solo ai maschi, perché siamo in una società patriarcale e allora i maschi ereditano la terra. Peccato che ci sono 5 ragazzine e sono davvero delle sgallinelle, sono 5 ragazzine qualunque che osano presentarsi con una causa davanti al Signore dell'Universo, davanti a Mosè, davanti agli anziani e davanti all'Assemblea riunite. Cioè 5 ragazzine non sposate, per cui sono proprio ragazzine, che hanno qualcosa da dire. Vogliono criticare loro dal basso la Torah che è stata data dall'alto da Dio in persona, se non di suo pugno dettata. E cosa hanno da questionare queste ragazzine? Questo, loro dicono, nostro padre non si è inchinato davanti al vitello d'oro. Ora lui è morto e non ha avuto figli maschi. E a lui non tocca la terra. Ma state forse dicendo che nostro padre deve essere equiparato agli idolatri? Noi non lo facciamo per noi, per carità, ma per la memoria santa di nostro padre. Allora vi chiediamo, date a noi la terra, fate un'eccezione, date a noi la terra, perché così non si dice che nostro padre è un idolatro. Mosè va da Dio e i due ragionano in privato e Dio dice... Effettivamente queste hanno ragione. E allora Mosè ritorna, ha detto Dio che queste ragazzine hanno ragione, bisogna dare a loro la terra. No, ma come si fa? La terra la devono ereditare solo i maschi, noi siamo una società dove... ha detto così Dio, che devo fare? E insomma, le ragazzine ottengono in eredità la terra. La terra viene assegnata a tutti i maschi del clan, e a queste 5 sgallettate, che hanno osato dal basso fare una causa giuridica al Signore dell'Universo. E il Signore dell'Universo è stato costretto a emendare la sua legge dal cielo. Chiaramente una causa di eredità, voi sapete com'è, i preti e i pastori lo sanno benissimo, ha sempre... una seconda istanza, i fratelli, quando si tratta di eredità si litiga, i fratelli del defunto impugnano la sentenza. In una forma meno efficace delle 5 ragazze, vanno da Mosè e dall'assemblea e dicono, vabbè, ma scusate, ma queste si sposano là, si sposano nel clan e la terra passa ai mariti. Il nostro clan perde la terra. Mosè sta per presentarsi da Dio e Dio dice, guardate, nel libro dei Numeri è questa storia, andatevela a leggere, nel libro dei Numeri al capitolo 23, poi il finale del libro dei Numeri, per cui Dio appena vede Mosè dice, no basta, adesso la legge non si cambia più. No, aspetta, i fratelli dicono che poi la terra loro la perdono perché si sposano. Allora Dio dice, ascoltate, la terra se la tengono queste ragazze. Facciamo così. Si possono sposare con chi vogliono, però all'interno del clan. E così sistemiamo la questione della terra. Ora, tutte le volte che una ragazza ebrea si vuole sposare con chi vuole, trasgredendo alle indicazioni dei genitori, si appellerà a quell'episodio. Queste ragazzine, sappiamo i loro nomi,
E sono tutti nomi che hanno a che vedere con la bellezza, perché sono proprio belle nella loro capacità di pensare che dal basso è possibile cambiare la legge immutabile di Dio e di discutere col Signore dell'universo. Ma questo per farvi capire, questa è la scrittura. Il Dio biblico che incontriamo è presentato così, come un Dio dialettico, come un Dio che è disposto, proprio con le parole di Isaia, venite e discutiamone insieme, a discutere la sua parola, che cresce proprio attraverso le domande e le riflessioni di chi la abita, proprio come hanno fatto queste ragazzine. Queste ragazzine hanno creato un precedente non soltanto sull'eredità, le donne possono ereditare, ma anche sul matrimonio. E lo hanno fatto tutto a partire dalla possibilità di discutere la Torah. E allora come cambia il Dio legislatore attraverso questo sguardo femminile? Il Dio legislatore non è più il monarca che dona la sua legge granitica, indiscutibile dal cielo, ma il Dio che dopo aver donato la sua Torah la discute con i suoi ed è anche disposto ad emendarla laddove questa non funziona in un contesto particolare. E cosa cambia questa presenza di queste figure femminili marginali? Sono sicura che se vi chiedo i nomi di queste ragazze, a parte che forse non le conoscevate proprio, ma qualcuno se le conosce non si ricorda i nomi, nonostante la loro memoria sia consegnata. Come cambia il nostro modo di abitare la legge, il diritto all'interno della comunità? Cambia con la possibilità di pensare che se percepiamo che c'è una norma che crea una situazione di ingiustizia, è possibile confrontarsi, discutere e vedere e metterci in una situazione dove le cose possano cambiare e mutare. Se persino Dio mette in discussione la sua Torah, che è la cosa più sacra, capite che ammonimento che ci viene dato quando noi ci irrigidiamo sui nostri valori non negoziabili? Allora, io credo che la presenza femminile delle donne non soltanto ci fa recuperare uno sguardo un pochino più mobile sulle scritture, un timbro di voce che non è monocorde al maschile, ma ci permette anche di scoprire degli inediti su Dio. E guardate che lo sguardo delle donne non ha la pretesa di essere lo sguardo oggettivo, è uno sguardo parziale, ma la parzialità non è un limite nella scrittura. La parzialità è lo spazio di incontro con il divino. Dio si è fatto limite per venirci a incontrare. Allora, questa ricerca dell'oggettività, che poi è sempre neutra e sempre maschile, in realtà è un idolo. Noi siamo chiamati a leggere la scrittura consapevoli della nostra parzialità, ma cercando dalla nostra parzialità, che riconosciamo come parzialità, di metterci in dialogo con altre voci, di entrare in questa scrittura senza trasformarla in una voce granitica. E allora scopriamo perché la Bibbia ci viene consegnata come un libro con tante voci, con tanti generi letterari, dove la verità non ti viene consegnata come una lapide, una asserzione lapidare, ma ti viene consegnata attraverso narrazioni, storie. E le storie hanno come caratteristica, chi racconta le storie lo sa bene, che hanno sempre un intrigo e un conflitto, e due conflitti, e tre conflitti. Non c'è storia se non c'è conflitto di punti di vista. E il fatto che il genere letterario primario delle scritture siano le storie è proprio questa sapienza di dirci: attenzione alle verità come facili cliché, attenzione alla Bibbia come manuale normativo, poi sempre etico e sempre sessuale. Attenzione alla Bibbia come catechismo,
che definisce la parola biblica nel parlare di Dio, nel parlare dell'amore, nel parlare della giustizia, nel parlare dei grandi temi della vita, non definisce, racconta storie, evoca, allude, pone domande. Per cui non si può definire che la giustizia è in una frase. Bisogna abitare delle storie e cogliere, per cui dire persino le cose più belle. Vi faccio un esempio, dire sola grazia. Dio è colui che salva tutti perché è buono. Dio è buono, Dio è misericordioso, un attributo di Dio, Dio misericordioso. Quando diventa granitico questa misericordia di Dio, si pone tutto il problema, chi farà giustizia alla vittima? Se Dio è così misericordioso che perdona anche Hitler, che cosa ne è di tutte quelle vittime a cui sono stati negati anni di vita, sono stati strappati alla vita? Capite che improvvisamente persino dei valori non negoziabili, noi scopriamo che quando vengono assolutizzati diventano granitici. Allora ecco perché nelle scritture c'è tutto il dibattito per riflettere cosa significa la giustizia di Dio, cosa significa quella tensione mai sciolta tra giustizia e misericordia. E allora la presenza femminile delle donne non è solo la testimonianza di una comunità che incontra Dio imperfetta, in un contesto, in contesti patriarcali diversi, abitate però da uomini e donne, e la scrittura ha preservato la voce delle donne, ma è anche la rivelazione che si comprende il divino e si incontra il divino quando si rinuncia ad un punto di vista fisso e si accetta di danzare, proprio come racconta un Midrash, dove Dio non ha un trono, né almeno due, siede sul trono della misericordia e siede sul trono della giustizia, perché se sedesse solo sul trono della misericordia, chi farebbe giustizia alla vittima? E i malvagi prenderebbero la terra, ma se siede solo sul trono della giustizia, chi di noi sopravviverebbe? E allora Dio è costretto a questa danza mobile, sedere su i due troni, per conservare questa mobilità. Ma c'è un'altra ragione, qui concludo, per cui la voce femminile è custodita nella scrittura. Ed è il lato sovversivo della Bibbia. È perché la scrittura non racconta la storia dei vincenti, racconta la storia dei perdenti. È la storia che nessuno avrebbe raccontato. È la storia di un gruppo di schiavi. Non è cronaca di corte, anzi, la scrittura, e poi non solo attraverso la voce profetica, fa il contropelo alla storia. Non è la storia dei vincenti, è la storia dei perdenti. È la storia di quelli che hanno perso la voce ed è diventata parola di Dio perché Dio ha custodito la voce di chi ha perso la voce. La voce dei sangue di Abele è giunta fino a me. La voce del grido di un popolo schiavo è giunta fino a me. La voce delle donne. Spesso si liquida questa scrittura dicendo ci sono tante storie di violenza, stupri. E ci scandalizziamo. E io non la risolvo solo dicendo, guardate che la Bibbia non nega la vita, la racconta senza censure. E per dire una parola di riflessione sul male, lo racconta, non rimuove il male, perché sa che il rimosso ritorna, molto prima di Freud. Ma c'è un'altra ragione, e ve lo spiego con una storia. C'è una ragazzina che vive in una casa, è una delle tante situazioni che potrebbe rimanere invisibile. All'interno della casa subisce un abuso sessuale. E poco importa che la casa sia la casa del re, il re Davide, e poco importa che la bambina sia la figlia del re.
Beh, il suo fratellastro ha messo gli occhi su di lei e, come accade nella violenza domestica, quella bambina viene protetta dai pericoli esterni, ma non da quello che accade all'interno. Ed è davvero un racconto macabro quello che leggiamo, e lo leggiamo, perché vediamo quel fratellastro accendersi da una passione insana, vediamo quel fratellastro trovare le strategie per arrivare al suo obiettivo, si finge malato, rifiuta il cibo, e il padre, amorevole, protettivo e preoccupato, e va da lui e gli dice: figlio mio, mangia. No, non mangio, mangio solo a condizione che mi mandi mia sorella Tamar, che mi cucini lei le frittelle, e poi dalle sue mani io le prenderò. E allora vediamo, e non ridiamo, il padre che consegna la vittima al suo aguzzino, e il re che dovrebbe tutelare i più deboli. E poi improvvisamente siamo lì, nel chiuso di quella camera, e vediamo quell'uomo che, mentre lei porge le frittelle cucinate amorevolmente, la afferra, e sentiamo lei gridare: non farmi questo, non farmi questo, parlane al re, sicuramente il re troverà il sistema, mi darà in sposa. Ma lo vediamo anche metterle una mano sulla bocca e stuprarla. E non finisce lì, siamo lì da soli, dentro quella camera di tortura, vediamo quella ragazzina che viene sbattuta fuori dalla camera, e ancora la sentiamo urlare, quella ragazzina: non farmi questo dopo avermi violato così, non farmi anche questo. Beh, il risultato è che quella ragazzina viene sbattuta fuori perché dopo lo stupro quest'uomo è mosso dal disprezzo. Vediamo la ragazzina che si strappa le vesti, che si tira i capelli e che urla. Urla, denuncia quello che è avvenuto. E che cosa accade? Tutta la famiglia intorno che le dice di tacere. Eppure quella storia è arrivata fino a noi. La storia ci questiona. E nonostante fosse la figlia del re, fosse il re e il re più amato, Davide, il protagonista, non ci sono sconti. Vedete come non è la storia dei vincenti, non è la cronaca di corte. È arrivata fino a noi quella storia perché quell'urlo è diventato parola di Dio. Quella ragazzina che è stata zittita dalla violenza domestica, come accade in tante storie di violenza domestica, ha trovato voce in Dio che ha custodito il suo grido e l'ha tramandato fino a noi. E allora certo, noi possiamo inorridirci e liquidare la cosa dicendo: ma addirittura si parla di stupri nella Bibbia, non è cosa da chiesa. Oppure dobbiamo fortemente interrogarci su questo Dio che custodisce la voce di chi non ha voce. E siccome in quel periodo la voce di chi non ha voce era soprattutto la voce delle donne, non è il nostro caso, adesso noi siamo tutte libere di parlare, libere di occupare tutti gli spazi sociali, ma in quel caso, nella Bibbia, tanto tanto tempo fa era così, ecco che a volte la voce di Dio coincide con la voce delle donne e il grido di Dio con il grido delle donne. E allora ecco perché è importante ritrovare queste storie al femminile, perché significa permettere a Dio nuovamente di ridare voce a quel grido che ha custodito. E adesso mi fermo qui, grazie. Adesso grazie, e se c'è qualche domanda raccogliamo e poi le poniamo tutte insieme. Volevo chiedere, alla luce anche della storia dal Libro dei Numeri, che io non conoscevo, come un sacco di quasi tutte le cose che ha detto stasera, pur frequentando catechismi e di tutto e di più, come legge lei il concetto di onnipotenza
e anche di bisogno alla fine, cioè, di assoluto, che forse in ognuno di noi c'è, o forse la paura di non avere questo assoluto. E se queste cose sono legate anche alla luce di quello che ha detto prima. Non lo so se mi sono spiegato, però il concetto di onnipotenza è una cosa che mi sono sempre chiesto e che mi piacerebbe un po' approfondire, anche alla luce della storia dei numeri che ha detto, dal libro dei numeri. Allora, se la vittima confessa che Dio è onnipotente, non so, vedete, cioè, nella scrittura ci sono tanti autori in dialogo, con tanti linguaggi. Il linguaggio sapienziale che prova a dare ordine al mondo e a cercare un ordine, delle leggi, un ordine. I testi sapienziali cercano un ordine nei rapporti con Dio, nei rapporti umani e nei rapporti anche con il creato, perché ritengono che ci sia un progetto, un ordine in questa realtà. E allora nel linguaggio sapienziale l'onnipotenza è questo mondo che ha un ordine, che non è causa e disordine. È il tentativo di cogliere delle regole, anche minime, educative, e tuttavia, persino nella letteratura sapienziale, c'è l'altra voce. Infatti noi abbiamo la voce ortodossa, i proverbi, e la voce eterodossa, e abbiamo due voci eterodosse, quella del Coelet, che dice niente tiene, niente tiene. Guardate, noi proviamo a fare i conti con la vita, a cercare un ordine, ma niente tiene. La società liquida l'aveva già inventato il Coelet, quando dice tutto è effimero, tutto è vanità, tutto si scioglie, ma possibile? Le relazioni fluide, niente tiene. E in questo pessimismo, se niente tiene, cerchiamo di avere cura delle piccole cose che tengono. No, per questa soluzione, godi la tua vita con la donna che ami, ma che tenero. O l'altra voce, la voce di Giobbe, che in questo ordine denuncia il suo disordine. Ma se c'è un ordine che io posso cogliere, perché io soffro? Perché Giobbe che cosa fa? L'ordine è qualcosa che tu puoi cogliere quando vedi il disegno dall'alto. Ma se tu vedi le cose dal basso, dalla tua personale sofferenza, poco ti importa che la natura tenda un ordine, se tu hai avuto la sfortuna di nascere in quel frammento storico, in quel momento dove tu vivi un dolore sociale, o se l'umanità si evolve verso la salute genetica, poco ti importa a te di questo, se tu hai avuto la sfortuna di nascere con un handicap che ti impedisce la relazione, che ti imprigiona. Capite? Voglio dire, fatto l'esempio della letteratura sapienziale, per dire che non è dato mai nella scrittura un concetto di onnipotenza, ma che anche queste grandi parole, per dire la fede, che sono importanti, perché sono messe in tensione, proprio come la Torah. E allora, noi possiamo dire, la Bibbia è un libro relativista, dice tutto il contrario di tutto, e liquidare così la cosa. E se invece la scrittura ci stesse rivelando che le grandi questioni, le grandi domande di senso sono complesse, non bisogna cercare immediatamente una risposta, bisogna abitare le tensioni, abitare le domande. E continuamente ascoltare, per cogliere la poliedricità della vita. Per cui dire Dio è onnipotente, come postulato, ha dei rischi e ha delle potenzialità, ma quando diventa un assoluto è idolatria.
E guardate, il problema dell'idolo è tutto un problema biblico. Noi l'abbiamo ridotto a altri dei, erano pagani, avevano altri dei. È più serio, il problema dell'idolo è il continuo discernimento su la vera immagine di Dio rispetto alla falsa immagine. Continuamente ci facciamo false immagini di Dio, e quando ci facciamo false immagini di Dio, ci facciamo anche false immagini dell'umanità. Il Dio giudice, il Dio che pesa il mio agire sulla bilancia, non è un errore teologico, è un errore antropologico. Come abito la vita? Avendo sempre paura di Dio. E come mi serve leggere in Primo Giovanni: nell'amore non c'è paura, io non temo il giudizio, no? Che cosa si sta facendo lì se non abbattere un idolo? E non a caso proprio quella lettera che finisce con: figli miei, guardatevi dagli idoli. Allora, il tema dell'idolatria è il filo rosso delle scritture, perché continuamente ci facciamo una falsa immagine di Dio, dell'altro, che trasformiamo in nemico, del fratello, che diventa il nemico, di noi stessi, la performance, no? E allora, abitare questa complessità significa continuamente rivisitare la nostra fede, perché la nostra fede si ammala, è una cosa viva, si ammala, a volte bisogna amputare qualcosa, a volte bisogna farla crescere. Non è solo la Chiesa un corpo, è anche la fede un corpo, e soprattutto a volte deve anche essere feconda, generare, crescere. Però se la fede è un corpo che si ammala, va continuamente... occorre anche tenerlo in buon. E io credo che la Bibbia sia una buona palestra, una ginnastica fisica e spirituale per ritrovare questa dialettica che impedisce anche delle parole più grandi. E l'onnipotenza non è necessariamente una brutta parola per dire la fede. Può essere una parola interessante, ma quando diventa assolutista è idolatria. Io volevo chiederle: quale donna nella Bibbia, più delle altre secondo lei, è riuscita a coniugare la pragmaticità e le difficoltà della vita terrena con una spiritualità intensa? Quale storia può essere anche un simbolo di speranza per noi? Una sola? Sì. Una galleria. Una più per lei. No, però ci sono donne... Questa cosa che produce un cambiamento rivelativo in Dio, che vi ho fatto vedere nel Primo Testamento, io lo citerei anche con Gesù. Cioè, Gesù ha trovato, proprio perché le donne rappresentano più di uomini l'alterità, dei momenti rivelativi della sua persona nelle donne. E prendete per esempio, la donna ha fatto carriera, è diventata famosa, Maria di Nazaret. Maria di Nazaret, in questo episodio di inizio di Giovanni, le nozze di Cana, Gesù si trova con i suoi discepoli, si trovano in un matrimonio, viene a mancare il vino, e Maria, che osserva la realtà, la donna dallo sguardo acuto, penetrante, dice: non hanno più vino. E lo dice con molta empatia: non hanno più vino, è preoccupata che questa festa finisca. Noi ricorderemo sempre la battuta: fate quello che lui vi dirà. Ma in realtà è interessante questa prima battuta: non hanno più vino, perché se l'avessi fatto io, no? O qualsiasi gente di chiesa, nei confronti di questo mondo, ormai tutto è relativista, vogliono fare le cose e poi non sanno di che cosa parlano. Voglio dire, noi notiamo le carenze del mondo, ma spesse volte lo facciamo con un giudizio. Qui invece Maria nota che c'è una carenza, sta finendo il vino, non hanno più vino, ma non giudica. È empatica. E insomma, la storia va avanti con Gesù che si sente interpellato da questa cosa
e reagisce anche male, che c'è tra me e te, o donna, l'ora mia ancora non è giunta. Poi però si mette in moto qualcosa in lui e di fatto la sua ora è giunta, la sua ora è giunta. Lui ancora non lo sa, ma lei sì. E Gesù si è ritrovato a fare uno dei gesti più belli per esprimere la gratuità, la chiamata alla felicità, alla gioia, proprio attraverso questa sollecitudine. Vabbè, diciamo, è la Madonna, ce l'aspettiamo. Andiamo a prendere donne con una reputazione meno bella. La Samaritana. Guardate che la Samaritana è una cometa nel libro di Giovanni. Purtroppo noi l'abbiamo trasformata nella, quando siamo buoni, nella donna dalla vita affettiva eterodossa, dalla vita affettiva particolare. Cioè, questa Samaritana, Gesù la incontra in un paesaggio solare, rispetto a Nicodemo, il capo della sinagoga che va a trovarlo di notte. Ha sete, le chiede qualcosa, al pozzo, che è il luogo fecondo, e questa donna inizia a discutere con Gesù e discute ponendo dei problemi, una fede critica. Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono donna e samaritana? Ci mancava che era handicappata e poi avevamo la triade, omosessuale, no? Chiede le differenze, pone: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono donna e samaritana? E con questo lei vuole sapere perché due popoli sono in conflitto, perché due realtà che dicono di adorare lo stesso Dio non si parlano, si scomunicano tra loro. La passione ecumenica inizia con la donna samaritana, che inizia a discutere con Gesù. E quante cose vuole sapere questa donna? Vuole sapere dove si adora Dio, su questo santuario oppure a San Pietro, come dicono i cattolici. Dove si adora Dio? E Gesù dà tanto a questa donna, perché rindirizza la domanda, le dice: guarda, il problema non è dove si adora Dio, ma come lo si adora. E per lei è una rivelazione cambiare lo sguardo, perché i veri adoratori adorano Dio in spirito e libertà. Ma a un certo punto nella conversazione lei dice, dopo che lui le ha detto anche cose, va a chiamare tuo marito, non ho marito, infatti quello che hai non è tuo marito, tutta questa storia qua, ha fatto verità sulla sua vita, e lei non l'ha trattato però da chiromante, non è che ha chiesto: ah, vedo, questo è un profeta, senti, dimmi, mi sposerà l'altro convivente? No, continua. Dove si adora Dio? Pone problemi teologici. A un certo punto della conversazione la donna dice a Gesù: ma sai, tutte queste cose che mi hai spiegato, deve venire il Messia, e quando verrà, proprio come tu me l'hai spiegato, papale papale, ce le dirà. A un certo punto vedi Gesù che: ma caspita, ma sono io il Messia, quel io sono, io che ti parlo. Mai in Giovanni Gesù ha detto questo io sono così, che è proprio il nome divino, quel io sono che... Cioè, qui abbiamo avuto una rivelazione che è stata consegnata a una nuova Mosè, che ha chiesto come Mosè: ma se vado dal faraone, chi devo dire che mi manda? Gli hai storto al Dio il nome. Tu digli che colui che sarà con te ti manda. Questa donna ha usato la stessa strategia, ma è come se Gesù si fosse chiarificato qualcosa. Allora quell'io sono è lui. E poi la donna va: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutta la verità sulla mia vita, non sarà egli il Messia? Perché sa anche nella sua sapienza che le parole assertive non convincono, per cui parla di sé. La Samaritana è un'altra che ha rivelato a Gesù qualcosa che fino a quel momento nel testo, dal punto di vista narrativo, non pretendo dal punto di vista, ma dal punto di vista narrativo non era chiaro per Gesù. Poi inizierà: io sono il pane della vita, io sono l'acqua, io sono... Allora, lei certo che è diventata una sorgente d'acqua viva, ma lui ha chiarificato qualcosa della sua missione. E l'ultimo esempio è la sirofinicia, la pagana.
La pagana che ha una figlia malata che chiede aiuto a Gesù, e Gesù è irritato, insopportabile quel Gesù, perché di fronte a una donna che ha una figlia pagana, una figlia malata, si mette a dire: non è bene prendere pane dei figli e darlo ai poveri, ai pagani, ai cagnolini. E questa donna lo aiuta, proprio fa un discernimento vocazionale, gli dice in maniera molto sapienziale: è vero, ma anche i cagnolini possono mangiare dal sottotavolo il pane che cade dalle briciole di pane, per cui i cagnolini non sono più i cani fuori. Ha messo un tavolo, apparecchiato la scena, e i cani li ha messi sotto, e i figli seduti a tavola. E Gesù è sorpreso. E non solo lei avrà la figlia guarita, ma lui ha capito che non è destinato solo alle pecore sperdute di Israele, ma è destinato anche agli altri, ad allargare i confini di Israele, per usare Paolo, per cui subito una moltiplicazione, una nuova moltiplicazione, fatta però questa volta con i pagani. Voglio dire, tanti esempi di donne che hanno coniugato l'aspetto pratico, la figlia malata, l'acqua, a una spiritualità che ha interrogato persino Gesù. Ed è interessante questo, perché se persino Dio con noi è passato attraverso un percorso di chiarificazione della sua identità, attraverso l'incontro dell'altro e la discussione con l'altro, quando noi pensiamo di avere le nostre granitiche certezze, non ci mettiamo in ascolto dell'altro, e può essere anche la scrittura l'altro, noi ci eleviamo al di sopra di Gesù. Accennato all'argomento ecumenico, e in questi cinquantesimo del Concilio Vaticano II mi viene da chiedere, intanto da quel che vedo, riconoscere che la Chiesa protestante ha certamente valorizzato di più che la Chiesa cattolica la figura femminile, e però non è appunto questo il punto, nel senso della polemica, ma invece chiedere quali prospettive, quale futuro, quale prossime mete vede possibile proprio per crescere insieme. Ma io credo, almeno nella mia esperienza, io sono passata da un ecumenismo del consenso. È stata una stagione importante anche quella, vedere dove le nostre posizioni potevano convergere al fine di arrivare a un ecumenismo che è esperienza di spiritualità. Esperienza che mi rivela che la mia fede senza l'altro è monca. Che ho bisogno di ascoltare la parola di Dio attraverso la voce della mia confessione, ma soprattutto attraverso l'alterità dell'altra confessione. Allora, più che pormi il problema di quale mete, adesso mi pongo il problema di imparare davvero a stare, a fare davvero i conti con l'altro, facendomi carico anche delle fatiche dell'altro, non solo delle mie fatiche, anche noi abbiamo le nostre fatiche. Sentire che le fatiche dell'altra confessione sono anche le mie fatiche, perché quella non è solo una chiesa sorella, ma è la mia chiesa. Una spiritualità di questo tipo, che non può fare a meno dell'altro, impara a
superare una certa atrofizzazione del cuore. Voglio dire che l'ecumenismo rischia ancora di essere una cosa per addetti ai lavori e un programma nelle agende. Poi questa parola ecumenismo è difficile, poi tutti gli ismi, i catechismi. Nessuno di noi soffre perché le chiese non si parlano, perché viviamo tutti nel mito dell'autosufficienza, nel mito dei, se non dei figli unici, dei figli prediletti. E allora in questa stagione io credo che bisogna davvero recuperare una spiritualità che metta davvero, che renda davvero l'altro visibile, che con l'altro tu fai conti e lo senti parte di te. Ne riconosci l'alterità, ma è un'alterità che è parte di te. Io mi sto muovendo in questa direzione, perché ho il sospetto che ancora siamo botteghe, le chiese rischiano ancora di essere delle botteghe che si fanno la concorrenza nel mercato del sacro e che ritengono comunque di avere tutto il kit della salvezza all'interno della propria realtà, per cui perché devi visitare l'altro? Per folklore, per turismo, però è tanto è chiaro che c'ho la mia... Invece sarebbe importante sentire che l'altro è davvero portatore di verità, l'altro è davvero teofania, l'altro è davvero la memoria che questiona una tua modalità di lettura, un tuo rito. Ma per far questo bisogna prima sentire l'assenza dell'altro, ma davvero sentirla. Voglio dire che noi come linguaggio riusciamo anche a dire che ci dispiace per le divisioni tra le chiese, ma in realtà chi è che non dorme la notte qui perché le chiese sono divise? Ci siamo così assuefatti a questa realtà. E allora passione per l'altro, questo vuole essere, recuperare una passione perché non fa bene soltanto all'altro, ma fa bene a noi, perché questo cuore atrofizzato, anestetizzato all'altro, ritorni a pulsare. E allora lì poi sarà interessante capire dove il Signore vorrà portarci, perché questa terra non l'abbiamo mai abitata così, dove sentiamo, e tutto sommato il fatto che, poi noi dobbiamo anche dire questo, riconosciamo i frutti tardivi del Concilio, ma riconosciamoli come buoni frutti. Il fatto che io sia qui questa sera significa che il Concilio ha messo i suoi frutti, che qualcosa è cambiato nelle nostre relazioni e a volte abbiamo uno sguardo negativo sulle nostre chiese, perché ci sembra che i passi sono troppo piccoli, però i passi ci sono stati, sono tanti, tanti. Io immagino che ci sia qualcuno con i capelli bianchi che pensa che solo 20 anni fa sarebbe improponibile una serata come, sarebbe stata improponibile una serata come questa in un contesto come questo. Ecco, allora ritrovare la passione per l'altro, però forse anche imparare a nominare i frutti dell'ecumenismo, i frutti del Concilio, imparare a riconoscere, perché forse ci accadono delle cose che sono belle e noi in questa sindrome della cultura del lamento non le notiamo, no? Ecco, io faccio ogni cosa nuova, non ve ne accorgete. Rischiamo di non accorgerci di alcune cose che sono state sognate da chi ci ha preceduto nella fede e adesso sono realtà, noi le abitiamo, sono state visioni e adesso sono il nostro orizzonte. E allora anche questa disciplina di imparare a riconoscerle, questa cordialità che ci abita adesso. Santa. E non riesco ad andare avanti.
Perché mi sembra che ogni definizione che viene aggiunta, anziché aggiungere, toglie. Nella mia ignoranza. Nella mia ignoranza. E quindi mi fermo lì, nella speranza. E mi viene in mente che quando Gesù è mandato i discepoli in giro e poi li sono tornati, ha detto, ma come qui c'è qualcuno che va in giro a fare i miracoli nel tuo nome, no? Non so cosa voleva fare, menargli, non so bene. E dice, no, no, tranquilli, va bene, fanno nel mio nome, chi non è contro di voi, ecco voi. Fantastico. Mi sembra che ci sia già un bel quadretto, insomma. Certo che devo dire che, per esempio, il patrimonio, che è più facile forse trovare nella vostra chiesa che non nella nostra, è questa passione proprio per la lettura fatta in questo modo, così ricco, così anche un po', come posso dire, io amo questo modo di raccontare la Bibbia così come l'ha fatto lei, che non è facile da trovare. Basta. Eppure sa che oggi i biblisti più creativi, quelli che io seguo con più passione, sono cattolici. Sono cattolici, sono la scuola francofona. E io penso a Jean-Louis Scapp, Padre Sonné, che è veramente un genio. Perché cito questo? Perché attenzione che chi pensa di possedere una buona conoscenza delle scritture rischia un analfabetismo di ritorno, perché sa. E allora non ha più la curiosità di investigare. Allora, voi avete un dono che è quello di sentirvi inadeguati rispetto al testo biblico. E questo è il requisito principale per entrare nella conoscenza biblica. Chi pensa di conoscere i testi non li legge più con quell'attenzione. Il rischio di andare troppo a memoria. E allora, è certo, voglio dire che anche nella tradizione protestante c'è un rischio. Non è un caso che, per esempio, nelle scienze bibliche il mondo cattolico stia producendo tutta la narratologia, questa lettura narratologica della scrittura. I gesuiti belgi sono quelli che danno più punti. Si è passati da il contesto, un tempo erano i tedeschi, no? Gli esegeti tedeschi, protestanti, con la P maiuscola. Che cosa è accaduto? E se fosse successo questo, che noi in realtà siamo vissuti un po' di rendita, forse abbiamo avuto tali giganti che era difficile superarli o equipararli. Io non lo so, però credo che ci sia un rischio nella troppa presunzione di conoscere le cose, che potrebbe generare questo, e per cui ne vediamo delle belle tra qualche anno. Io lo vedo anche per quanto riguarda la relazione con l'altro. Mi rendo conto che nel mondo della riforma in Italia siamo minoranze, c'è anche una storia conflittuale, per cui pur consapevoli di questo, quello che io amo molto quando incontro voi cattolici sono i vostri occhi brillanti, siete persone curiose. Ed è vero che sono cresciuta e mi hanno insegnato che la curiosità è una brutta qualità, ma poi mi sono emancipata. E io credo che non ci sia la stessa curiosità se io invitassi il Don Marco a venire nella mia parrocchia. Ah, ma l'ho fatto con Don Angelo Casati,
E l'ho fatto anche con un altro carissimo amico prete, il Don Dario Vivian, con cui a Vicenza facciamo al Festival Biblico delle cose insieme. Prima di tutto la reazione è: loro sanno com'è un prete. Per cui se un prete riesce a sorprenderli, risolvono il problema dicendo sì, ma è un prete strano. È un prete strano. Ma dico questo perché la fatica grossa è: loro sanno chi siete. Voi avete delle crisi di identità. Non sapete cosa vuol dire essere cattolico? Venite nella mia chiesa e i miei ve lo spiegano. Perché voglio dire che questo elemento della non curiosità, di dare l'altro per scontato, che poi una delle cose che fa morire il dialogo nella coppia, il dialogo muore, no? Quando dai l'altro per scontato, sai, lui ti parla e tu già lo prevedi. Diventa invisibile, non lo guardi più perché... E l'amore finisce, o si ammala. Quando un amore è sano? Quando l'altro preserva una sua alterità, conserva qualcosa di misterioso, tu non lo prevedi, ti intriga ancora sapere tu che cosa ne pensi. E allora voglio dire che c'è questo elemento che mi preoccupa un po', questa latente malattia, che pur capisco viene dalla fatica di abitare una realtà a maggioranza cattolica, anche se non è più così, e viene dalla fatica di una storia, tutte le ragioni per questa diagnosi, però la preoccupazione è di dare l'altro per scontato, di non accorgersi che i cattolici sono diversi da come li abbiamo stereotipati. Per cui che anche se tu hai una laurea in cattolicosi, l'altro ti sorprende perché è diverso. E io provo a dire questa cosa ai miei, e lo faccio anche proponendo delle figure, e le scorciatoie sono sempre quelle di dire, per dire, il Don Dario Viviano è venuto nel momento del mio insediamento e ha detto due parole, ha presentato un batik, e tutti che chiedevano, ma chi è quel pastore che non lo conosciamo? E io dico, è un prete. No, non è un prete non dice questo. Oppure, se c'è un modo di pregare, noi facciamo la preghiera col gruppo di Tessè, c'è un momento delle preghiere spontanee, ma questi cattolici stanno proprio imparando a pregare come noi protestanti, per mettere ordine queste... Chiaramente sono i commenti della gente piccola, però che denunciano questa fatica di lasciarsi sorprendere dall'altro. E invece quello che io vedo, che apprezzo molto di voi, è questa grande curiosità, questa voglia di dire, ma tu chi sei? Anche quando è detta male, è sempre sana, anche quando è detta con le parole sbagliate, perché non ci sono le parole, no? La signora Maria che ti chiede, ma è vero che voi non ce l'avete la Madonna? È vero che voi non avete tutti i sacramenti? Ecco, il vero dialogo non passa attraverso l'ecumenica lì corrette, quello che ti sa fare la domanda precisa, però in realtà non ti ascolta più, ma attraverso quello che anche se ti fa la domanda sbagliata, il paratesto di questa affermazione qual è? Ma tu chi sei? Cosa ne pensi della Madonna? Per dire, però vuole capire qualcosa di te. Non sa come chiederlo, no? Ma voi della vostra religione, tu puoi chiuderti, offenderti, perché la domanda è formalmente messa male, oppure puoi sorprenderti, puoi lasciarti sorprendere da chi ti sta dicendo, pur non avendo il linguaggio, perché poi il linguaggio lo si costruisce assieme, io voglio conoscerti, raccontami di te, dimmi chi sei. Ecco, se io riuscissi ad avere all'interno delle mie comunità persone che sanno fare questo, anche con interlocutori cattolici, avrei un successo pastorale, ma è difficile, è proprio difficile. Per cui il problema del ecumenico è un problema trasversale.
Ringraziamo ancora Lidia Maggi. E fuori sul tavolo abbiamo dei libri di Lidia per chi volesse approfondire, e noi volevamo anche ringraziare tutti voi per averci seguito, la comunità pastorale, Don Mirko, Don Marco Carraffini e il Teatro di Oreno. Ci vi aspettiamo a ottobre con nuovi appuntamenti per continuare a camminare insieme. Grazie. Grazie, davvero grazie. Grazie.